Una Pianese che dopo i successi con il Trestina e Follonica Cavorrano si è rilanciata nella corsa playoff, che adesso distano solamente 3 punti. Oggi affronterà il Monte Spaccato, reduce dal pareggio per 1-1 con lo Scandicci, e a caccia il quarto risultato utile consecutivo per allontanarsi dal discorso salvezza. Ha provato qua il sinistro, trovate, molto alto però. Poi all'errore di Folino, opportunità qui per gli ospiti. Palla allargata sulla destra, messa in mezzo, poi palla che finisce sul secondo, occasione pericolosissima questa qui del Monte Spaccato. L'appoggia per Convitto, vediamo uno schema, poi Marianeschi prova questa palla morbida in mezzo, attenzione Simeoni con il sinistro, Simeoni mette fuori. Bellissima occasione per la Pianese. Con Convitto può puntare l'uomo, si porta sul sinistro, poi sul destro, prova il tiro. Calcio di rigore, sì sì, assolutamente netto qua il fallo di mano, ha ammonito anche il numero 82 del Monte Spaccato, è Anello. Sì, un po' di esperienza qua per darlo a Tascini. Quindi Tascini contro Tassi, fischio ora, parte Tascini con il destro. Bellissimo, perfetto. 10 volte Leo. Mette sotto il set. È buona. Attenzione però, la palla ancora per Tascini, può andare contro il portiere. Tascini può trovare il sinistro, traversa. Clamoroso. Sulla linea. Ma che giocatore! 1-2, deve essere clamoroso quello di Pianese. L'appoggia a Convitto. Convitto chiuso, decide di andare da Trovade. Si porta sul sinistro, poi grande bucata per... Bellissimo! 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 11 per 10, bellissimo! Parte Convitto, forte sul primo, poi palla che rimane lì. Allontanata, poi gran tiro qua di Trovade. Poi vediamo Cali. È ancora buona fuori gioco per Morisi. Non era avvisato il fuorigioco. Tiro che finisce fuori di nulla. Dove c'è Anzini. Palla verso Cali. Attenzione a Cali. Prova il sinistro. Nannelli la tocca con la punta delle dita. Bravissimo poi Nannelli. Gagliardi. Spettacolare Nannelli qua. Ha salvato veramente un'occasione pericolosissima. Poi Anello. Palla sul secondo, Maurizi di testa, dove però c'è anche Simone, poi gran sinistro al volo. Sta crescendo Monte Spaccato piano piano. Buona, Convitto, buonissima. È solo, può andare verso la porta, Convitto va a puntare l'uomo, poi la mette in mezzo, gran tiro. Mamma mia, di Tascini, che palla, che giocatore. Giocata di Tascini, di sinistro. Anzini, pallone sul secondo palo, attenzione. Palla sul secondo appunto che c'era proprio Giannetti, tutto solo. Convitto per Tascini, la lascia intelligentemente Tascini, per intelligente. Trovate, si apporta sul sinistro, Trovate, bellissimo! Si era costruita benissimo, occhio perché Condai prova lo spunto, l'allarga per Trovate sul sinistro, entra in area Trovate, gran giocata di Trovate, poi sinistro in porta e allora Tascini, facile. Giordano Trovate. Pazzesco, che giocatori! Trovate Tascini, sempre l'ora di incidere. Che giocatori! Doppietta della Pianese. Però da sottolineare lo spunto di Condai, che si è accentrato, ha saltato 2 uomini, poi l'ha allargata per Trovate, che in mezzo all'aria ha mandato in tilt la retroguardia del Monte Spaccato, e poi con il sinistro ha tirato in porta, respinta di Tassi. Da lì, facile sotto porta il tapin per Tascini, doppietta personale. Palla libera, gran sinistro qua di poco alto sopra la traversa. Sì, ci ha provato Rossi. Poi di Dominicis, buona l'idea per Bosi sul destro di Bosi. Buona qui la risposta di Nannelli. Sì, molto bravo Nannelli. Finisce qua Leo. Finisce la partita 3-0 il risultato per la Pianese. Ricordiamo i gol, la doppietta di Tascini e poi Convitto. Una grande Pianese che appunto si rilancia sempre più nella corsa playoff. Angie, un
una sintesi della partita. Sì, un ottimo Pianese che non ha mai avuto particolari pensieri in questa partita. Un giro palla interessante dal primo al novantesimo. Si è messa subito in condizione di vincerla e diciamo che è un salto in avanti importantissimo, Leo, per tutto quello che abbiamo detto, ovvero che l'Ornano ha pareggiato 0-0, quindi Pianese a meno 1 dall'Ornano. Ha perso il Trestina e Arezzo e Follonica hanno perso, quindi Pianese che oggi ha sfruttato bene l'occasione che aveva. Mister, una settimana perfetta, 9 punti, terza vittoria consecutiva, un punto dai playoff, un inizio primavera veramente ottimo, anche oggi un 3-0 senza storia. Sì, io credo che bisogna fare dei grandissimi complimenti ai ragazzi, ma proprio grandi, grandi, grandi. È stata una settimana impegnativa, abbiamo giocato contro tre squadre importanti, al di là dei punti fatti, delle tre vittorie. La squadra che ha fatto 9 gol, ne ha subito uno, contro degli attacchi veramente importanti. Bravi, sono stati bravi anche oggi. Quello che sta cominciando a... stanno cominciando a far vedere veramente che stiamo avendo un atteggiamento consono a quello che si aspetta la società, a quello che ci aspettiamo noi, questo ci fa solo del gran bene, quindi in questo momento i ragazzi vanno veramente molto elogiati perché stanno facendo un grandissimo lavoro. Mister, partendo un po' da più indietro, si diceva che in dei momenti è mancata un po' di maturità alla Pianese, ora sono state fatte 3 partite eccezionali e al di là delle 3 partite c'è stato anche un tempo breve per giocarle, quindi in 7 giorni sono state giocate 3 partite difficilissime. A me, oltre alla competitività a livello fisico, perché la Pianese ha corso tantissimo in queste partite, e la competitività a livello tecnico, dove anche oggi abbiamo visto 90 minuti spettacolari Pianese che ha continuato a giocare anche dal risultato acquisito, è piaciuta tanto la concentrazione, è quello l'aspetto su cui è cresciuta tanto la Pianese, perché non sono mai mancate le idee, ma tanta tanta attenzione nel non subire mai niente. Sì, sono anche un po' in difficoltà perché sarebbe bello cominciare a parlare di davvero di maturità, sarebbe bello cominciare a parlare di una squadra che porta davvero grandissima consapevolezza, ma io continuo a non fidarmi. Questa è una squadra che, ribadisco, nel proprio DNA ha dimostrato nel corso dei mesi di avere, no, questi potenzialmente questi cali. Noi dobbiamo saperlo, dobbiamo conoscerci, sapere che può succedere, quindi dobbiamo stare sul pezzo tutti i giorni, solamente il lavoro quotidiano, solamente la mentalità che portiamo tutti i giorni nelle sedute, nelle partite, farà in modo di continuare a portarci a fare questo genere di prestazioni, perché sono prestazioni decisamente di altissimo valore, combinando tanti fattori, come dicevi giustamente prima. Si parlava dopo la partita di Rieti, qualcuno ha messo anche un po' in discussione l'aspetto fisico, per me non c'è mai stato, abbiamo fatto anche poi dei test, abbiamo verificato, era una cosa decisamente mentale, e sono contento di quello che ho sentito da Tascini nell'ultima intervista che ha fatto. Ritengo che abbia sacrosanta ragione. Se noi avessimo fatto questa settimana qua 15 giorni or sono, non avremmo fatto questo genere di prestazioni. Credo che la partita di Rieti veramente ci sia servita. Siamo stati bravi, sono stati bravi i ragazzi a cominciare a portare quel genere di mentalità che piace veramente a tutti, ma a loro in primis. Quindi continuare così, adesso abbiamo altre partite difficili e cercheremo di farci trovare pronti. Mister, a questo punto ci tocca dargli ragione, nel senso di dire ormai non possiamo più parlare di singoli, perché oggi veramente la squadra è stata tutta all'altezza della prestazione. Però, come dicevo al mister del Monte Spaccato, quello che si nota ora è, come dice lei,
è cambiata la voglia, cioè arrivano prima nei contrasti, mettono il piede, mettono veramente un carattere che forse, come dice lei, non c'era questa intensità nei 90 minuti. Ora invece, cioè, qualcosa è scattato nella testa, o è il lavoro come dice lei, però vediamo anche ora vediamo una squadra, cioè, mentre prima, ecco, vedevamo delle prestazioni, si esaltava un giocatore piuttosto che un altro, cioè, oggi è difficile dire veramente chi ha giocato male, perché non c'è stato nessuno. Quindi, cioè, il lavoro, come dice lei, sta pagando. Comprendo perfettamente l'analisi, ma io l'ho detto ai ragazzi, cioè, non è questo qua lo straordinario, cioè, questo deve essere l'ordinario, cioè, a calcio si gioca così, cioè, se prima non si giocava così, sbagliavamo prima. Cioè, io non voglio che la squadra si esalti perché ha fatto delle prestazioni con intensità, cioè, non si può non giocare a calcio con intensità, cioè, se non si ha intensità nel calcio perdi, perché anche le squadre che magari hanno un filino meno di organizzazione, un filino meno di qualità, cioè, comunque alla fine ti trovano l'episodio, alla fine vincono i duelli e alla lunga perdi. Quindi ribadisco, credo che la squadra adesso abbia capito che questa intensità ti porta a fare prestazioni e di conseguenza a fare risultati. E questo non deve essere limitato solamente al gruppo squadra. Cioè, quello che mi piacerebbe veramente vedere è anche un po' tutto il contorno, no? Cioè, qui tutti dobbiamo essere intensi, cioè, tutti dobbiamo pensare a fare bene calcio, tutti dobbiamo pensare a curare i particolari, tutti dobbiamo pensare di portare professionalità e di crescere, ma veramente, non solamente i giocatori, se si vuole fare un buon percorso, altrimenti rimarranno delle prestazioni. Mi sembra che la volontà ci sia, il piede giusto sia stato messo e adesso bisogna camminare e andare avanti. Francesco, si parlava col mister, la settimana perfetta, 3 vittorie, 9 punti, oggi un perentorio 3-0 con Monte spaccato, una gara dominata dall'inizio alla fine. Sì, penso siamo entrati in campo con l'atteggiamento giusto che c'è stato anche nelle scorse 2 partite, abbiamo subito incanalato la partita dalla nostra parte, siamo andati in vantaggio, abbiamo raddoppiato, abbiamo gestito abbastanza bene con il primo tempo, potevamo far meglio sicuramente su un'occasione che abbiamo lasciato all'avversario, e poi il secondo tempo siamo entrati in campo uguale con lo stesso atteggiamento, abbiamo cercato subito di chiudere la partita e poi abbiamo comunque amministrato fino alla fine, quindi penso abbiamo fatto una grande settimana, 9 punti era proprio, ci avremmo fatto tutti la firma, però non è stato facile, insomma. Insieme a Luca sei uno dei giocatori più esperti di questa rosa, ti chiedo, senti che la squadra abbia fatto un salto di qualità in questa settimana a livello mentale, proprio di crescita, anche proprio a livello difensivo, di testa, dello stare bene anche nelle situazioni di vantaggio, perché spesso magari a Venezia passava in vantaggio, poi succedevano degli episodi che rimettevano in gara gli altri. No, io penso, dopo la partita di Badesse eravamo un po' tutti delusi perché ci tenevamo a far bene. Rieti è stata un po' figlia di quella partita di Badesse, di quella settimana, di tutta la settimana, e quella pausa poi ci è servita per capire meglio cos'è che ci mancava, cos'è che dovevamo migliorare, e penso che a questo punto non dobbiamo più tornare indietro. Ormai la squadra entra in campo con l'atteggiamento giusto, con la voglia di vincere, quello che ci è mancato abbiamo cercato di metterlo a posto, quindi
sicuramente adesso non si può fare più passi indietro, dobbiamo andare avanti e andare avanti così come abbiamo fatto queste tre partite. Mister, buonasera. Una partita che si è messa subito male per la sua formazione. Oggi c'è stata la Pianese che ha giocato 90 minuti di grande intensità, un ottimo fraseggio. Lei ha provato anche in corso d'opera a cambiare delle carte. Le chiedo cosa secondo lei non è funzionato, se il gol subito ha messo ancora di più in difficoltà la sua formazione. No, beh, diciamo che sapevamo che incontravamo una squadra forte, specialmente davanti, giocatori importanti, quindi sarebbe stato difficile a volte contenere delle giocate. Però in questo caso sinceramente il primo tempo non lo so, secondo me non ho rivisto le immagini, però penso che l'arbitro abbia condizionato in parte la partita, perché concede un rigore quantomeno dubbio per la Pianese e subito dopo non ne concede un altro forse altrettanto dubbio, ma il colpo di mano si è sentito netto, per cui se dai un rigore del genere a loro secondo me è giusto poi dare anche un rigore del genere a noi. Detto questo, una volta che vai sotto con la Pianese non è facile, perché appunto è una squadra che gioca e se tu ti apri ti mette molto in difficoltà, però penso che nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 palle gol nitide e non siamo stati bravi a metterla dentro e poi dopo abbiamo preso il 2-0, ma ripeto, noi sapevamo che poi concedere campo a questa squadra sarebbe stato pericoloso, però hanno giocatori importanti e quindi poi alla fine probabilmente hanno anche una classifica che non rispecchia il reale valore che ha la squadra, ecco, ora stanno risalendo e probabilmente per la qualità della rosa meritano di fare i playoff. Io al di là della prestazione tecnica, comunque sì, come diceva lei, c'è stata una crescita della sua squadra nella seconda parte del primo tempo. Ho visto diciamo anche un po' di differenza a livello fisico. Mi è sembrato che la Pianese avesse più quantità a un certo punto. Ha un po' influenzato, se la mia visione è corretta, il clima che oggi c'era a Piancastagnaio, si è disturbato un po' i suoi giocatori? No, ma non penso. In realtà, ti ripeto, secondo me abbiamo fatto un primo tempo in cui poi in realtà abbiamo creato tanto e probabilmente noi in questo periodo un pochino paghiamo anche delle assenze che abbiamo e non abbiamo grandi cambi, specialmente a centrocampo abbiamo fuori 3-4 giocatori e alcuni anche che sono rientrati oggi, tipo Bosi, comunque vengono da un periodo di inattività, quindi stiamo pagando un pochino questo che alla lunga magari ci condiziona dal punto di vista dell'intensità, però ti ripeto, non mi sento sinceramente di dare insomma colpe ai ragazzi, perché secondo me la prestazione l'abbiamo fatta e nel primo tempo, non lo so, io ho avuto una sensazione particolare, probabilmente è stata st'altra parte, però ho avuto addirittura la sensazione che a volte i ragazzi della Pianese si fermassero convinti di aver fatto fallo e non ce lo fischiavano, non lo so, a un certo punto mi sembrava li fossimo andati in antipatia alla terna, però questo è purtroppo, non ci attacchiamo a questo, la Pianese ha fatto una grande partita e ha meritato la vittoria, però ti ripeto, probabilmente negli episodi non siamo stati fortunati. Mister, mi riallaccio a quello che ha detto. Ovviamente lei l'ha vista dalla sua, noi dalla tribuna abbiamo visto una Pianese che sicuramente ha avuto più voglia di vincere, come dice lei, sulle ali di due risultati importanti. Però insomma, i giocatori della Pianese sono sempre arrivati primi sulla palla. Consideriamo anche, leviamo il rigore, la traversa di Tascini, insomma, la Pianese ha legittimato questa prestazione. Assolutamente, infatti io ho finito dicendo che non ci attacchiamo a questo, che gli episodi possono condizionare una partita, poi dopo di fronte abbiamo noi che dobbiamo ottenere una salvezza il più tranquilla possibile e una squadra costruita per un campione differente, quindi ci sta che poi nella partita vengano fuori anche dei valori importanti che giustamente che ci sono in campo. Io ripeto, poi dopo è normale, noi prepariamo la partita in un certo modo, dispiace quando a volte è la prima volta che mi capita di parlare di una situazione del genere, è la prima volta, io non mi sono mai attaccato agli arbitraggi, anche quando abbiamo subito dei torti che potevano essere anche evidenti. In questo caso mi è sembrato veramente un atteggiamento indisponente e non ho capito il motivo, perché il guardalinea ci prendeva in giro in panchina, cioè tutto dire, quindi non lo so, ti ripeto, poi dopo la partita è stata vinta dalla Pianese, che è una squadra forte e che merita di fare i playoff, quindi non ci nascondiamo dietro un dito. Ripeto, è normale che quando vieni in un campo così difficile i particolari fanno la differenza. Se la colpa è nostra ce la prendiamo tutta, se ci danno una mano gli arbitri contro magari un pochino di rammarico c'è per questo, perché secondo me la sensazione che noi abbiamo, noi non siamo una squadra polemica veramente, noi abbiamo subito
Io oggi vedo i ragazzi veramente a volte allibiti di fronte a certe decisioni e siamo una delle squadre che penso ha preso meno ammonizioni o rossi nel campionato, però a volte le scelte erano veramente imbarazzanti e non so se da cosa è di peso, però questa cosa sicuramente ci ha nervosito e ci ha condizionato la partita. Detto questo, partita vinta dalla Pianese meritatamente. No, il clima, anzi, noi eravamo preoccupati di trovare neve e cose, però poi alla fine, forse in questo periodo, un clima fresco aiuta più che i primi caldi di aprile che possono condizionare. No, non assolutamente no.